Salve ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Per questo video non parlo del calcio, ma di una cosa che a me e ad altri 700 e passa studenti interessa. Per il Duca d'Aosta, ma per altri 20 istituti, c'è questo problema qui nel Padovano per quanto riguarda la manutenzione e la sicurezza degli istituti scolastici. Ora, senza aggiungere altro in generale, vi dico del caso di cui sono stato anche partecipe, ovviamente, cioè del Duca d'Aosta di Padova, via del Santo, ed è un liceo socio-psicopedagogico. In pratica, il venerdì di pomeriggio alle 2, cioè la sesta, equivalente alla sesta ora di lezione, e guarda caso il venerdì era anche il mio compleanno, ma lasciamo stare questa notiziola, ma rimaniamo seri. C'è stata una passa è apparsa una nuova crepa. Il preside è andato a controllare subito per vedere cosa sarebbe successo e continuando a, diciamo, stuzzicarla, sono crollati dei pezzi di muro e del soffitto. Poi, poco dopo, spostandosi di qualche metro, appena in tempo, è crollato l'intero pezzo che dopo vi farò vedere in un'immagine. Oh, vabbè. E c'erano, per fortuna, persone, cioè poche classi presenti in quel momento, e il preside, insieme al staff, diciamo, scolastico dei bidelli, è riuscito appena in tempo a delimitare la zona rossa del muro, diciamo, dove è crollato il muro, con degli armadi, perché poco dopo ci sarebbe stato il consiglio generale dei genitori da parte del colloquio, diciamo, con gli insegnanti, ecco. E noi eravamo tutti all'oscuro di questo. Per fortuna non c'è stato nessun sotto in quel momento, perché sennò se ne sarebbe parlato a voglia molto di più di quanto è successo in questi 3 giorni. E a questo punto sarebbe anche forse già chiusa la scuola. E vabbè, sabato siamo andati a scuola tranquilli perché non sapevamo nulla, e le bidelle ci fermano dicendo che è crollato un pezzo di muro. E qua, vabbè, ci siamo detto cazzo, cioè scusate le parole, però era una cosa molto impressionante. Quindi la scuola praticamente è divisa in questo momento, è come se avessimo una succursale dentro la sede principale della scuola, perché una succursale, vi ricordo, per chi non lo sapesse, che ce l'abbiamo già, ovviamente, come quasi tutte le scuole, ma vabbè. E in pratica 6 classi hanno dovuto andare in altre aule, soprattutto della Pascoli quel giorno, e gli altri invece comunque sono stati tranquilli nelle loro aule, tranquilli per modo di dire, visto che c'è sempre paura che ti possa cadere qualcosa in testa. E niente, sabato è passato quindi come una normale giornata scolastica. Il lunedì dopo ci eravamo già messi d'accordo la domenica sera su Facebook di fare una bella assemblea di scuola, non di classe, scusate, davanti al giardino Dante. E hanno partecipato praticamente tutti gli studenti, compreso io ovviamente, e molti, alcuni, il preside, e vabbè, alcuni prof che erano lì, che ovviamente ci sostenevano, perché penso che anche loro abbiano paura della loro incolumità, e quindi che possa cadere un pezzo di calcinaccio o qualsiasi altra cosa che può cadere dal soffitto di una scuola. Ovviamente la scuola è molto vecchia e di circa degli anni, primi anni 30 del Novecento, ma addirittura
Nel 1868, se non vado errato, è stato creato quell'edificio, quindi 140 anni e passa fa. Tanti, tanti. Quindi, dopo quell'assemblea, la maggioranza degli studenti, guidati da quelli di quinta, ovviamente dai rappresentanti, e sono andati, siamo, cioè sono, siamo andati fino davanti alla sede della provincia di Padova, in sede a Piazza Antenore, cioè a fianco alla tomba di Antenore. Da lì abbiamo aspettato l'assessore Bonetto, Gianluca Bonetto, che ha capito la nostra situazione e ha parlato con i rappresentanti del da farsi. Lui aveva già fatto una conferenza stampa una settimana prima proprio per quel problema. Ovviamente i soldi ci sono già dal 2004, ma per colpa del patto di stabilità non si possono spendere questi 1,4 milioni di euro perché il patto di stabilità difetta nelle uscite, quindi non si può spendere più di tanto. Quindi per ora siamo divisi. Infatti oggi, per esempio, per andare a fare educazione fisica siamo dovuti uscire dal cortile, andare al cortile della scuola Pascoli, che sono le medie, e andare negli spogliatoi per poi uscire di nuovo e andare in prato a fare educazione fisica. Una cosa veramente insostenibile se si aggiunge che potrebbe caderti qualcosa in qualsiasi momento. Mentre le sei classi senza aula si sono dovute arrangiare come potevano, dividendosi tra il laboratorio di musica e quello di video, la palestra, la biblioteca e gli altri due laboratori. E quindi hanno chiuso addirittura precauzione, scusate, hanno allungato la zona rossa, quindi adesso oltre i bagni maschili che già all'inizio del crollo non si potevano più usare, quindi ci tocca andare in quello delle femmine. E adesso hanno tolto anche le macchinette, ora possiamo usare solo le macchinette che prima erano dedicate solo, diciamo, dedicate solo ai prof, dove ci sono solo bevande calde tipo caffè e cioccolata. Ora io smetto di parlare per un attimo e vi vorrei proporre il servizio di ieri sera su Telenuovo proprio di questa situazione, così capirete un po' meglio. Orecchie ben aperte ed ascoltate. I ragazzi che sono rimasti a scuola per fare appunto la sesta ora sentono un tonfo, i bidelli arrivano sul luogo, escono i professori dalle aule, tutti un po' scossi. All'inizio non si capisce perché la polvere che è caduta dal soffitto non permette di vedere. E poi si scopre che appunto c'era una crepa sul soffitto che ha fatto proprio cedere e quindi sono venute giù parti di soffitto e parti di muro. 850 ragazzi costretti ad andare a scuola con la paura che gli caschi qualcosa addosso. I loro genitori, giustamente in ansia, sei aule disposte su due piani, rese inagibili, 150 ragazzi in trasloco e il dirigente scolastico costretto a chiedere ospitalità ai vicini istituti di Via del Santo in centro città. Sono queste le conseguenze del responso degli otto tecnici del comune e della provincia in sopralluogo questa mattina al liceo sociale, dopo il crollo di parte del soffitto di un corridoio venerdì, mentre i ragazzi erano a lezione. E come vedete la scuola, appunto, il crollo si è verificato, diciamo, a metà del corridoio principale, possiamo dire, e al piano di sopra, appunto, si è formata una conca sul pavimento e questo ha diviso la scuola praticamente in due parti che sono distaccate per logistica, appunto, anche ci sono due entrate e appunto gli studenti adesso, quelli delle classi che stanno oltre, diciamo, chiamiamolo il muro, e cioè, sono nati dei disagi.
Il Duca d'Aosta, che cade a pezzi, riaccende i riflettori su interventi di restauro necessari qui, come in almeno altri 20 istituti del Padovano. Il paradosso è che la provincia, 1.400.000 euro messi a bilancio per la messa in sicurezza del Duca, ce li ha dal 2004, solo che non può spenderli per via di un patto di stabilità troppo rigido sulle uscite. Mentre si aspetta un governo a cui chiedere di intercedere al più presto, gli studenti del Duca devono arrivare alla fine dell'anno scolastico e i genitori pretendono la certezza che i figli stiano in spazi sicuri. È giustamente un po' in tensione, mi sembra di capire. Beh, ne ho ben donde, ne ho ben motivo, non è una cosa così quotidiana che un pezzo di scuola venga così a cadere. Ribadisco, si è trattato di un cedimento semicontrollato. Io stesso battevo da sotto perché la crepa era un po' così particolare ed era emersa in modo chiaro, e battendo quota parte del soffitto è sceso, battendo ancora altri, è sceso ancora e poi allontanato di qualche metro è sceso l'intero pezzo. Proprio la settimana scorsa l'assessore provinciale all'edilizia scolastica, Bonetto, aveva organizzato un tour per documentare lo stato di abbandono di questa struttura. È già stata incaricata una ditta con somma urgenza per fare dei puntellamenti, ci stiamo muovendo, però qui qualcun altro deve decidere di muoversi. Dobbiamo allentare questo patto di stabilità che ci sta condannando a delle situazioni di grandissimo disagio, per non dire anche di grande pericolo. L'ingegnere capo assicura intanto lavori temporanei per la messa in sicurezza del soffitto, dei corridoi e delle aule dell'ala transennata, come pure dei controlli più approfonditi in tutta la scuola. Per il momento le lezioni sono assicurate, ma il problema è solo posticipato. Questo era il servizio di Telenuovo Padova TG di ieri alle 8:30. Siamo già finiti due volte sul Mattino di Padova e ora vi vorrei leggere un attimo un riassunto di quello... di ovviamente della situazione secondo il Gazzettino di Padova. Le scuole a pezzi. Duca d'Aosta, 6 aule non più agibili. Dichiarato non agibile il corpo centrale dell'istituto magistrale Amedeo di Savoia, Duca d'Aosta, di Via del Santo. Dopo il crollo del soffitto avvenuto venerdì ieri mattina, c'è stata l'assemblea degli studenti, alcuni schierati con i caschetti gialli. L'intervento dei ragazzi io lo considero giusto, interviene il preside Alberto Danieli. Il problema è reale. Quindi ragazzi, per chiudere qua il video, vi volevo solo informare che le 6 classi sono state divise nei vari laboratori, come ho già detto, e che oltre al Duca d'Aosta, il mio bene amato istituto, ci sono altri 20 istituti nel Padovano che hanno i nostri stessi problemi. Per elencarne due, per esempio il Curiel e il Valle. Quindi, che dire, domani un'altra giornata una normale giornata di scuola, a parte che c'è sempre la preoccupazione di un calcinaccio che ti potrebbe arrivare in testa. Comunque la scuola crolla, ma il Duca non molla.